Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, amici ed amiche, sostenitori e sostenitrici del canale e soprattutto ringrazio tutti coloro e tutte coloro che si iscrivono al canale quando sono in replica offline. E soprattutto se non siete iscritti al mio canale YouTube, nella descrizione di questo video troverete tutti i link dei miei canali social e naturalmente troverete un link dove potrete acquistare giochi scontati fino al 70%. E naturalmente troverete anche alcuni link di alcuni canali amici. Allora, vi auguro intanto un buon inizio di settimana, naturalmente come il nostro modo consueto di fare, anche se oggi è martedì, ma va bene, sono piccoli dettagli. Allora, per chi si fosse persa l'ultima live, abbiamo apportato alcune piccole modifiche alla farm. Ho inserito finalmente un silos, questo qui. Che è un silos fermentature. In più abbiamo messo questa mod qui che ci permetterà di creare la razione mista. E queste mod qui naturalmente le trovate nel mod hub ufficiale. Oggi però andremo ad apportare una piccola modifica alla farm. Infatti andremo a liberare il bunker, questo qui, per il concime, toglieremo questa serra di defu e andremo a metterne una che troverete naturalmente digitando qui nella chat punto esclamativo mod e vi uscirà un link al momento pare che non funziona. Vabbè, poi vi elencherò, anzi, facciamo così. Vi elenco tutti i file. Facciamo così, vi metterò nella descrizione del video, vi metterò i link delle mod che sto utilizzando. Ok, il comando non funziona. Va benissimo. Allora, adesso detto questo, non perdiamo tempo e iniziamo a svuotare. Willa Moreno carissimo. Bonjour. Non so perché stamattina, ma qua il bot non va. Fino a ieri funzionava. Allora, facciamo un grande applauso a Moreno. Poi devo assicurare che l'ho disattivato. Allora, aspettate un momento. Allora, Morino, finalmente sei riuscito a risolvere quel problema. Meno male, che comunque pure io, da quest'altra parte, stessa cosa. Un po' pure io, diciamo che. Speriamo bene che magari riesci pure a risolvere, perché è veramente un peccato, insomma. Insomma, tu sai di cosa parlo, quindi va bene così. Allora, va bene. Allora, adesso andiamo ad apportare una piccola modifica. Ah, Streamlabs, ok, allora tutto da resettare. Settare. Allora, ragazzi, adesso, come ho anticipato prima, andremo a vendere questa serra e andremo a sostituirla con una moddata.
Quindi una che ho trovato che ho trovato in un mod hub esterno. Allora. Va bene, allora, poi mi riorganizzerò, vi chiedo anticipatamente scusa. Quindi adesso ci serve. Allora, intanto vendiamo la serra. Vendi. Ecco qua. Oh. Poi dobbiamo livellare ovviamente il terreno qua. Deve essere riposizionato tutto. Allora, arrivati a questo punto, devo, ecco, cosa devo fare? Devo vendere quest'altra cosuccia qua, la postazione per le riparazioni, perché naturalmente qua vorrei mettere. S. Gaspari 2004 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Gaspari, grazie e benvenuto, bentornato. Come stai, carissimo Gaspari? Oh, grazie mille per l'hosting, benvenuti a tutti quanti. Oh, stiamo apportando una piccola modifica qua, ragazzi, oggi. Allora, se non ricordo male, dovrebbe stare in produzione, credo. Oggi andiamo a naturalmente a provare delle mod che ci permetteranno di creare come si dice, fertilizzante naturale, ecco, quindi dai residui corporei delle nostre mucche andremo naturalmente a produrre, diciamo quasi a costo zero, i nostri cosi qua. Allora, qua mi dice che collide con me, quindi spostiamoci. Forse devo livellare un pochettino qua. Mi sa di sì. Allora, vediamo un po'. No, no, anzi, mi ha fatto piacere, la sai. Il fatto che ci avete un pensiero, questo mi onora, non ti preoccupare. Buongiorno a te, ancora un attrotto e buon inizio di settimana. Allora, smettiamo di non modificare il terreno. Ecco qua. Allora, qua, ah, questi sono i comandi, cioè i comandi in tedesco, German tedesco, allora, ecco qua, dovrebbe essere, ah, questo è il triggero, allora, ecco qua, ecco, vedete, inseriamo il concime e mettiamo utilizziamo fertilizzante. Buongiorno guerriera carissima. Voilà. Facciamo un grande applauso alla nostra guerriera, ragazzi. Mi raccomando, andatela a seguire. Yeah? Non fate piglia con la cazzo da ben. Oh, devo dire la verità, ragazzi. Oh, ecco qua. In e out. Ok, quindi in effetti questi sono ci dicono i trigger, ma va bene perché questo lo spegniamo. Ecco qua, tanto sappiamo dove dobbiamo muoverci. Willa, buongiorno. Allora, grazie Morino. Allora, guerriera, perfetto. Faccio un grande applauso a tutti, naturalmente. Buon inizio di settimana, ragazzi. Oggi facciamo un po' di lavoretti qua in farm e quindi queste sono delle mod che ho trovato nel mod hub esterno, che poi naturalmente vi metterò nella descrizione del video. Vi metterò tutti i link di tutte le mod che naturalmente, come fa il mitico Nick, che sto utilizzando in questa serie. Solo che Nick fa le cose in grande stile, qua noi naturalmente non siamo proprio a livello del mitico Nick.
Allora, adesso mi serve il trattoriello, eccolo qua. Quindi ragazzi, l'ultima volta abbiamo ci siamo un mi sono un attimino inceppato perché non riuscivo a capire il perché non riuscivo a mettere l'adattatore per il caricatore frontale, ed ho scoperto che su questo mezzo o si mette il caricatore quello lì per i pesi, oppure si mette quello là. Allora, mo qua il carrellino, mo qua ci serve un carrellino. Allora, quasi quasi lo noleggio, visto che per il momento. Se il caffè è patacca, allora va benissimo. Allora, beh, questo dobbiamo noleggiarlo, quindi non ci interessa. Andiamo subito a recuperation. Il nostro mezzo qua, andiamo a recuperare il rimorchen. E oggi facciamo un po' di caffè patacca, il caffè che spacca. E com'è bello tratturiello, tratturiello, olè, vai. Wei. Signora, segna. Oh. Andiamo a svagandare, ragazzi. E allora vado a svuotare perché in pratica sinceramente otticamente non mi garbava proprio tantissimo il trigger. Insomma, dove si vede, vai, vi faccio vedere dove si vede praticamente lo strato di concime che non è appoggiato a terra. Prima si notava molto di più, adesso molto meno. E poi naturalmente, o forse si è aggiustato, ma fammi vedere. No, ecco, poi c'era pure sto fatto che, diciamo così, non era proprio il massimo vederlo così, e quindi ho deciso di, dopo diverso tempo, di fare un po' di fare la cosa qua. Oggi ho più quindi prossimamente, allora mi sa non uso la parola, non uso quella parola là, ma forse un giorno potremmo vedere Moreno in video. Noi glielo chiedete, ma naturalmente l'ha spiegata la motivazione nel suo video su YouTube, che vi invito ad andare a guardare. Opla, ha fatto l'explication, ha detto: ragazzi, non mi chiedete perché non metto la web, e ha spiegato le motivazioni. Quindi Moreno, come stanno le cose, forse ci sarà una vaga possibilità di vederti in video. Allora, buongiorno a tutti ragazzi. Ah ragazzi, Ale, te la ricordi sta farma? Beh, tu sei stato quello che praticamente l'ha inaugurata. E oggi si fanno un po' di lavoretti. Ho scoperto che su diversi mod hub che ci sono delle mod, delle serre che sono molto più rapide, ma soprattutto che permettono anche di di produrre anche un quantitativo leggermente più alto rispetto al normale, rispetto a quelli standard, e quindi si va un po' con le mod qua. Esatto, infatti
Aia c'è stata in tutte le inaugurazioni. Ale ci ha messo. Ci ha messo i soldini, mi sa. Allora, ragazzi. Ragazzi. Allora, vediamo. Come si dice? Ridiamo il mezzo indietro, perché no indietro malpensanti. Ecco qua. Voilà. Oh, adesso abbiamo la produzione del fertilizzante, ragazzi, a costo zero. Allora, immagazzinamento. Ok. No, che compra. Attivo, ecco qua. Oh. Almeno inizieremo a non spendere soldi per acquistare il fertilizzante. I cicli sono... Azienda trattino basso agricola trattino basso SNC sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie mille. Salvuzzo carissimo. Buongiorno a te. Buongiorno agli ospiti. Ben ritornati nel canale. Oggi vado col pranzo fino a notte. Ah, la faccia la miseria. Quindi farai le orette. Allora, a proposito, allora, facciamo lo shootout ad azienda agricola, poi vi metto un po' di link, vi metto un po' di link dei canali amici. Iniziamo con il canale di azienda agricola, che sono canali YouTube amici ed amiche. Se siete su YouTube, naturalmente vi invito ad iscrivervi ai canali questi qui. Iniziamo azienda agricola. Ale. Poi andiamo con il canale di Moreno. Ale. Scrivete ole ragazzi. Poi andiamo con il canalozzo di, andiamo nel canale di Super Macho King, Macho King 82. Vi faccio un po' di promozione, non vi preoccupate, non ti preoccupare, arriva anche il tuo, non ti preoccupare. Allora, chi altro c'è? Ah, dove sta? Dove sta? Eccolo qua. E voilà, è arrivato il canale di e applausi a tutti quanti, ragazzi. Oh. Allora, comunque l'altro ieri stavo parlando di farmi ed ero dimenticato di dirti che ho qualche anno. Ho iniziato. Quindi allora tu quindi hai visto il progresso. Hai visto anche le varie cose che hanno fatte. Beh sì. Quindi F14, poi a 16 che ci gioca. Beh sì, come Ale gioca al 19 perché c'è la Ellengra, la Hofbergma, che a quanto pare molto presto uscirà anche su 22, quindi la vedremo. L'hanno provata anche Miticaccio, la zappa storta, Nicche. Probabilmente anche lui, non ne sono certo. Comunque potete andare a dare un'occhiatina nei loro canali YouTube e soprattutto, come dico sempre, anzi come dice il buon Moreno, naturalmente lasciate un bel follow, attivate le campanelle, perché ragazzi, per gli streamer soprattutto su YouTube è importante il like, che naturalmente, come dice anche Miticaccio, è anonimo ed è gratuito, quindi non vi preoccupate che non sa fare niente. Allora ragazzi, adesso facciamo schierare un po' di urne. Comunque volevo farvi vedere, beh, adesso la farm è ancora in fase di preparazione, ma ci saranno dei piccoli cambiamenti soprattutto per il landscape notturni. Allora vediamo
Latte, vabbè, latte per il momento non lo tocchiamo. Liquami ce ne sono in quantità industriale, ma qui diciamo che il rapporto è 1 a 2, va, però non è tanto, però questo ci serve soltanto per creare il fertilizzante. Poi utilizzeremo quello dove si mette il liquido, perché il concime solido può essere sempre venduto al biogas. Allora facciamo avanzare il tempo veloce, adesso facciamo schierare il forno. Ragazzi, avete fatto carica caffeina? Ragazzi, io vi dico solo che sono arrivato alla seconda carica caffeina. Yeah. Dai, su su. Nel frattempo vi faccio vedere le ultime opere fatte nella farm. Naturalmente ho messo finalmente sia il coso qui, la stazione che produce razioni miste, perché acquistarla costava troppo, e naturalmente il silos per fare la fermentazione. Naturalmente poi metterò anche una mod che ci permetterà di produrre mangime minerale dai prodotti, e ovviamente quello si trova nel mod hub esterno al momento. Allora, ci mettiamo un hoc. Oh, ok, siamo al mese di maggio. Siamo al mese di maggio, ragazzuoli. Le nostre mucche si sono... Quelle, signor, signori, buongiorno, bye bye. Babbo, da posto. Mi sono un pochettino preoccupato per le vaccarozze, per le nostre mucche. Allora, quindi iniziamo a livellare il terreno, ma fammi spostare un attimo almeno il serbatoio, ragazzi. Oh, Morenoschi, Morenoschi. Na, 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 na. Stavolta non mi faccio fregare dai tuzzi e tuzzi qua. Allora, andiamo a caricare i pallet di farina. Allora, vediamo un po' se riusciamo a livellare decentemente il terreno qua, perché ora ho fatto serie. Ecco qua. Allora, il livello dovrebbe essere questo qua. Ok, quindi che dite, riuscirò a fare meno di un disastro? Ecco qua, si sta livellando un po'. Vediamo un po'. Forse qua si deve dare... Faccio vedere un trucchetto. Utilizziamo questo. Puntiamo qui e... Non funziona. Vabbè, allora facciamo così. Ecco qua. Eh sì. Ah, qua però... Avete una zuzza. Salvo che non so. Sì, le mucche qua. Caffè patacca, il caffè che spacca. Ci sono le mucche urlatrici qua. Queste due qua si fanno sempre sentire. Sempre. Sempre, sempre, ragazzi. Quelle cantano. Ah, ragazzi. Allora qua abbiamo
livellato un pochettino, ma qua mi sa che bisogna smussare. Oh, decisamente meglio, ragazzi. Ale, sto cercando di riparare ai vecchi errori di progettazione. Ecco qua. Vabbè, qua sotto più di questo non si fa. Smussition, vediamo un po'. Ma qua credo una piccola salitina, una piccola pendenza. L'unico modo è quello, quindi facciamo così e poi ecco qua. Oh, già è più decente così. Decisamente meglio livellato. Allora, adesso iniziamo a posizionare il bungerino, quello là per le bianche e nere. Sì, quelle lì sono quelle svizzere che, mamma mia, fanno un casino pazzo, fanno. Allora, container? No. Emblemi di silos, ecco qua. Oh, la cosa bella adesso è che non abbiamo più problemi di non faccio lo stesso della volta scorsa, che proprio perché mi diceva si sovrappone, io ho deciso di ecco qua. Oh, diciamo che sta più o meno nella stessa posizione di prima, ma forse sta messo leggermente meglio. Leggermente. Ma dobbiamo vedere, ragazzi. Effettivamente è un po' più. Pensate che prima era tutto underscore. Prima era S underscore, N underscore, C. È ancora più difficile, ragazzi. Eccola qua, questa è la mod di cui vi ho parlato prima. Si sovrappone da un altro oggetto, ma naturalmente. E questo mod dove la posso mettere? Arrivato a questo punto la sposterei proprio. La serra, eh sì, la Sierra Nevada. Così sarebbe troppo in mezzo. Ah, non voglio fare lo stesso errore. Vediamo un po' dove la potrei posizionare. Quasi quasi la potrei posizionare. Devo trovare un punto dove non mi dà fastidio. Ora non mi dà fastidio. Ecco zio Dab, vedete? Ecco qua, che quando si inizia a inceppare deve fare, vuole cercare di fare cose decentemente. Forse questo si potrebbe mettere qua, uno spazio dove non dà fastidio. Vediamo un po'. Allora, la parte che devo aspettare. Ah, sì, casino. Gasparri, oh yes. Allora, questo se lo metto qua senza modificare il terreno. Vediamo un po', cercando di non modificare troppo
il terreno, beh, si è mangiato un po', è andata bene. Qua c'è lo spazio per entrare, sì. Ecco qua. Allora, questo che ha, quanto c'ha da scaricare? Allora, ci abbiamo... Ah, qua abbiamo anche il liquame, vedete? Anche questa macchinetta qua produce il liquame, quindi alla fine noi possiamo sempre recuperare. E poi, ragazzi, c'è una mod che si chiama Fix Pallet che ho utilizzato, che dovrebbe essere anche compatibile per console. E l'ho trovata molto molto utile. Allora, mo vediamo un po' se riesco a trovare il file. Ecco qua. Allora, ora vi metto un attimo soltanto, che vorrei verificare un attimo una cosa, perché il bot ha funzionato fino a ieri sera. Vediamo un po'. Wisebot. Allora, vediamo un po' se funziona adesso. No. Allora, vediamo un po' se riesco a trovare. Scusatemi ancora. Allora, mangime minerale, eccolo qua. Devo risolvere il problema qua con il bot. Questo dovrebbe essere compatibile anche per console. Utilizzo il condizionale perché non ne sono certo. C'è scritto così sul sito, quindi vediamo. Allora, qua devo riempire le serre, devo riempire di acqua. Allora, noi qua dobbiamo produrre fragole. E qui ci vuole il fertilizzante. Non l'ho installata. Quella mi pare che si chiama Lift Pallet, qualcosa del genere, se non ricordo male. If I don't say something wrong. Quindi qua ci vuole il fertilizzante liquido e acqua, e ovviamente vi produce il doppio, ragazzi, il doppio dei prodotti. Quindi intanto facciamo una bella cosa, attiviamo la produzione di fragole. Adesso, appena inizieremo a caricare l'acqua e il fertilizzante, inizieranno a riprendersi le piandine. Adesso trattoriella. Facciamo così, ecco qua. Poi questi pallet me li devo sistemare nel fornetto. Oh. Allora, quasi quasi mettere un piccolo pozzo da qualche parte qua.
vorrei metterlo in un punto in cui uno, diciamo, potrebbe utilizzarlo a modi di rotonda, una rotonda sul mare, dove andremo naturalmente a prendere l'acquetta. Più o meno qua dovrebbe stare approssimativamente a centro. Allora, container, eccolo qua. Ecco qua, oppla, ci eravamo bloccati. Ecco qua. Naturalmente qua poi devo segnalarlo, altrimenti ogni volta che arrivo qua vicino ci sbatto vicino. Teoricamente anche la lama più larga dovrebbe passarci. In alternativa ci abbiamo il passaggio dove c'è, dove abbiamo appena installato la serra. Qua abbiamo la produzione di zucchero. A proposito, Ale, la produzione di zucchero poi con il trucchetto della polpa di barbabietola funziona. Ho fatto un sacco di cose saporite. Oh, questa qui dovrebbe farci recuperare un bel po' di soldini. Ovviamente ci vuole anche il fertilizzante, quindi spero di risolvere il problema con il bot, naturalmente, perché mi sa che rifaccio di nuovo il comando. Abbiamo anche il nostro piccolo vigneto. A proposito di vigneto, a maggio, se non mi sbaglio, si può piantare l'uva, quindi Peppeniello potrebbe anche valutare eventualmente di piantare qualche altro filare di uva, eh? Giusto? Vediamo un attimo. Allora, uva, sì, è quasi Peppeniello. Visto che fa 30, fa 31. Mettiamo qualche altro filare. Che dice Peppeniello? Peppeniello mi pare che abbia scapuzziato. Abbia fatto con la testolina così, quindi probabilmente è d'accordo Peppeniello. E ogni tanto capita che questi bot qua, Wisebot, spesso lo fa, eh. Beh, tanto poi il comando lo metto su qualche altro bot, così. Anche perché Wisebot lo stresso parecchio. Nel senso che la maggior parte delle cose le ho lasciate su Wisebot, quindi diciamo che deve fare troppe cose. Oh, qua che è? Orrendo. Orrendo sto passaggio, ragazzi. Sim Elements lo utilizzo pochissimo, quindi non saprei. Proprio non saprei. Ecco qua, lisciamo un pochettino la parete qua. Mettiamo, sì, questa quadrata. Si mangia un po' di più di terreno, però lo fa leggermente più lineare. Andiamo un po'. Beh, già va meglio. E fa una manovra. Non si cade a picco giù. Ragazzi, voi quale bot utilizzate per gestire i comandi personalizzati? Almeno così mi vado a fare anche io
come si dice, una ricerca, e vado a vedere su quale bot utilizzare per caricare i comandi. Nel frattempo qua però vorrei metterci un lampione. Oh Ale, mamma mia, un freddo. Oh, qualcosina. Almeno così. Il centro della piazzetta sappiamo che sta qua. Ah yeah, yeah. Stream Elements ultimamente ha cambiato i comandi del bot, il modo di scrivere, ecco, e quindi è un pochettino una situation un po' così. Opla. Ora mettiamo anche i filari, quelli lì, i filari d'uva, che poi si farà sicuramente qualche lavoretto a mano. Oh via, vai Peppini, vai. Fai contento a zio Totò, zio Peppino. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora quasi quasi i filari li metto vicini, perché c'è il rischio che non riusciamo a fare questa situazione. Allora, produzione, frutteti, ovviamente. Ecco qua. Oh, vai Peppinillo, vai. Vai Peppinillo. Oh, era un sacco di tempo che volevo metterlo. Ecco qua, siamo a 3. Quattro. E forse direi che è meglio lasciare lo spazio qua, eventualmente per un futuro passaggio, perché non sappiamo qua come si evolve, quindi può darsi pure che qua si può mettere qualche altra produzione. Tanto qua l'uva andrà raccolta a mano, quindi non ci saranno problemi. Allora, beh, questo è il rendimento, ma si parla dell'erbetta. Allora, mo qua devo acquistare il fertilizzante liquido. Fertilizzante liquido, mi pare che lo produciamo, giusto? Questo è fertilizzante solido, ok. Quindi, vabbè, per questa volta lo andiamo ad acquistare, poi ovviamente quando andremo a sostituire l'impianto di produzione di fertilizzante da solido a liquido, andremo ovviamente a risolvere il problema qua. Ma allora vediamo un attimo se questo può caricare i liquidi, che tipi di liquidi può trasportare. Allora sta, eccolo qua. Solo acqua. Vabbè, allora. Facciamo così, andiamo direttamente con il muletto e prendiamo. Quanti litri ci vogliono? Fertilizzante. No, non è che. Mola quasi lo compro. Ma sì, vai Peppinillo, vai. Vai Peppinillo. Solo 3000 litri, azzo. È economico, ragazzi. Molto economico. Oh, quindi 30.000 litri di acqua, ok.
Allora, questo è il carrellino, però lo sposto da qua in mezzo. Opla. Allora, qua, ok. I pallet. Ah, quelle miele. Ok. Andiamolo a mettere qua che non dovrebbe dar fastidio. L'animazione, eh sì. Fatto bene. Opla, mo. Stavo. Ragazzi, non l'ho ticcato. Facete i bravi. A proposito di facete i bravi, anzi fate, ma facete, facete il facito. Vediamo cosa possiamo aggiungere qua, che è un po' spoglio questo centro. Vediamo un po', ragazzi. Allora, progettazione, no, decorazione, altro, vediamo un po'. Cosa potrei mettere in mezzo alla piazza? Qualche vasetto. Questi qua, ci metterei un paio di vasetti di questi. Ah, questa la metto qua. Lo metto di là perché... Vediamo un po', mi sono perso qualche passaggio, mi sa. Allora, che dice Ale? L'animazione interna. Ah, vabbè, poi me la leggo dopo. Ciao Ale, grazie. Ui. Grazie ancora per essere passato in live. Ci becchiamo da te, naturalmente. Un saltino. Lo faccio ben volentieri. Voilà. Buon appetito a toi, monsieur. Merci beaucoup. Oh, Salvo ha cambiato il colore del nome. Infatti ho detto, ma chi è questo che scrive? Allora, missioni. Io direi di vedere un attimino. Allora, farina 538. Ok, vediamo un po' se c'è qualche missioncina da fare. Allora, nel frattempo però... Allora, questo trigger qua, questo qui lo trovate nel mod hub, il trigger del... del miele, è quello più grande che fa 32 pallet, mi pare 3 file da 12, 36, sì. Quindi... Prima di riempirle ci avete parecchio tempo. Ah, una cosa che dovevo fare a proposito. Devo mettere gli alveari qua, ora che ci penso. Sì, perché questi gli alveari teoricamente dovrebbero dare una mano qua. E gli alveari non costano nemmeno tanto, fra l'altro, Tra le altre cose. Allora, animali, api, ma ovviamente. Ecco, il trigger di cui vi parlavi è questo qui. L'ultimo. 32 pallet, ah, due strati, ok. Allora, questo quasi quasi
Così incrementiamo un pochettino anche l'impollinazione. Oh, allora, vediamo un po' le... Allora, intanto fammi salvare perché qua ho disattivato la cause, shock because. Allora, missioni, vediamo un po' se troviamo qualche missione che ci arba. Coltivazione, fertilizzazione. Interessante. Allora, fertilizzazione. Fertilizzazione, irrorazione. Quindi dovrei avere le cornicchie qua, perfetto. Ok, quindi adesso acquistiamo ovviamente il coso, questo qua. Ecco qua, sì, spray. Costiccia un po' di più. Mammo rogarmi. Va bene. Irrorazione, beh sì. Me lo lascio così. Eh sì, ragazzi. Ci serve. Mamma mia, ragazzi, ho bugambiet. Allora, mamma mia, andiamo con quell'altro là. Ecco qua. Tanto so come si modifica il mezzo, quindi no problema. No problema. Solo che quando si esce da qua si ci buca vicolo cieco. Bo-bom. Secondo me, ragazzi, ci divertiremo per tutte le volte che andrò ad impattare sul pozzetto là. Allora, quindi o si mette l'aggancio frontale o si mette, faccio vedere una cosa, aggancio frontale, nel momento in cui metto questo, opla, sparisce. Quindi ho uno o l'altro. Perfetto. Allora adesso ci andiamo a fare questi contrattini di fertilizzazione e di irrorazione. Andiamo a guadagnare un po' di soldini. Accetta. 45. Oh. Allora, ragazzi miei, come dice il mitico Nazario Nesta, che in questo momento sta facendo il giro, sta facendo un bel giro, si sta recando in Spagna a piedi. 1 2. Facciamo 3, va? Morino, ci sei mancato. Oh. I miss you so much, so much. Vai. Carica. No, non, in questo momento non ho attivato Discord. Aspetta un attimo che mo lo attivo un attimo. Allora, ecco qua, se vuoi mi trovi in quattro chiacchiere. Nella cosa quattro chiacchiere. Noi ci andiamo a fare questa missioncina. Sono le 5:44 del mattino.
via. Oh, il silos multifruit accetta anche il fertilizzante, ottimo, perché si può sempre conservare. Oppa, qualcosina là. Allora, iniziamo. Vediamo un po' i primi contratti quali sono. Allora, campo. Campo 21-23. Ok, 21-23. Mi sa che stanno tutti nella parte alta della mappa. Oh, vediamo un po' come l'ho fatta sta discesa. Non male. Not bad. Ah, dopo la live, scusami, non avevo capito. Ci vogliamo sentire più tardi, va bene. Ah, perché poi mi devi spiegare, giusto. Giusto, mi sono ricordato, un po' che scoppio ritardato. Abbiamo speso stamattina, ragazzi, ma ci lasciamo anche qualche contrattino per recuperare pure questi 60.000 euro, ultimi 60.000 che abbiamo speso per acquistare questo macchinario. Ovviamente ci serviva, perché ho questo, ho Lenzi. Bannatore tattico. Ovviamente approfitto per salutare tutti i moderatori del mio canale, ma anche quelli del canale di Morine e tutti i moderatori in generale, che fra le altre cose sono, ecco, il front office dei nostri canali, a cui ovviamente va il nostro grazie. Vero Morì, senza i moderatori qua, al di là del fatto che ci danno una mano pure nel controllare la chat e cose, però sono veramente un grande aiuto. Prima o poi avrei dovuto fare questa spesuccia, e visto che adesso più o meno ce la possiamo permettere, ho acquistato un pochettino di roratrice, questa qui per la precision. Yeah, autrement j'aurais pas pu l'utiliser au plein. Voilà. Allora, dovrei accostarmi sul terreno e questo dovrebbe dirmi. Ecco qua, infatti. E comunque toccio. Sei riuscito a fare. Oh. Comunque, Moreno ci ho scoperto, ho letto che praticamente con la precision, se ari il campo, se utilizzi l'aratro, perdi i punteggi su questo fatto, i punteggi, quindi le sovvenzioni per quel che riguarda la green cosa. E ho letto che poi, ovviamente, ho visto anche alcuni video in inglese, ovviamente, dove lo spiegavano leggermente con un modo un po' più approfondito,
e appunto che spiegavano che ovviamente oltre al punteggio ci sono anche i dindini, quindi investire su questi macchinari non è proprio diciamo così mani sprecate, ecco, quindi conviene. Infatti mo disabiliterò anche io la scritta aratura aratura periodica richiesta, perché altrimenti da una parte diciamo così fai quello che devi fare, dall'altra parte a quanto pare si perde punteggio e pure quantitativo di raccolta extra. Alt B e richiudiamo il tutto, si fa Ctrl X, ecco qua. Poi ho visto che c'è la zappa storta in live, quindi dopo facciamo il radone al gran maestro la zappa. Fertilizzazione, accetta, accetta, ecco qua. Pane, 49.000 litri di pane. Forse qualche missione extra ce la riusciamo a fare. Allora, dove stiamo adesso? Stiamo sul campo. Ah, il 23. 23, i pazzi. 23, i pazzi. Proprio qua a fianco. Top. Ctrl X. Ctrl B. Ascende tutto. Oh, abbiamo consumato appena appena il 12% di fertilizzante. Il che non è poco. Allora, Ctrl B. Ecco qua e vai. Ecco qua. Oh, bella sta cosa che riusciamo a vedere anche dove abbiamo fertilizzato, perché sul 19, se vi ricordate, nella mappa principale che si chiamava là, quella là, comunque c'era quel campo enorme, la mappa americana, quello lì verso quella specie di stazione là, nell'altra parte della mappa. E la mamma mia, per completare quella missione era complicato riuscire a capire dove si era passati già con il fertilizzante, perché non si riusciva, ovviamente parlo con la vegetazione alta, perché non si capiva un tube, un YouTube. Calcoliamo l'angolo di sterzata e più o meno qua dovremmo esserci. Andiamo un po'. Ecco qua. E infatti, vai, vai, vai. Ma si spreca. Fatto una mezza zuzza sto 3, poi me la vado a rifare meglio. Da notare anche come l'erogazione del fertilizzante barra erbicida non sia costante ma sia a piccoli spruzzi, ed effettivamente mi sono andato a vedere anche dei video su quello che è nella vita reale
questa funzione della precision e ho visto che anche lì ci sono dei piccoli getti, quindi non è un flusso continuo. Ecco qua, vai. Ok, più risparmiamo e meglio è. Allora, dov'è? Raccogli, raccogliere, ecco qua. Fertilizzazione, abbiamo finito. Ok, allora, ora dobbiamo andare sul campo 12. Allora, 21, il campo 21 dovrebbe essere da queste parti qua. Vediamo un po'. Sì, dovrebbe essere di là. Quindi, richiudiamo il tutto. Spegniamo il sensore. Ovviamente vi ricordo che se non spegnete il sensore il mezzo andrà molto 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 a rilento. So you have to switch off always the crap sensor on the front of your vehicle because your tractor will slow down a lot. So you must always check everything. Press Alt B key and you will do, and you will run faster. Faster. Opla. Allora, Ctrl B. B e va. Ok, Morenoschi, buona preparation. Ci becchiamo da Tishon. Le patatozze qui ci sono. E buon proseguimento di giornata. Buona carica pappatoria. Comunque ragazzi, il Jardin du Fermier qui sulla Haute Beuron è un ottimo investimento. Peccato non poterlo acquistare, un vero peccato, perché molto spesso le missioni chiedono un sacco di prodotti lì, ma ovviamente penso che l'abbiate capito che è qualcosa, diciamo così, è qualcosa che grazie, me la cavicchio Gaspari, me la cavicchio veramente tantissimo, cerco di cavarmela. Diciamo che sono veramente molto molto fuori allenamento. Poi diciamo che più parli una lingua straniera, un po' come lo sport, no? Più la pratichi e più, diciamo così, tieni in allenamento la memoria. E naturalmente, je sais que je parle pas assez bien l'anglais et le français, naturellement, mais je suis en train de m'entraîner, voilà, et je disais à l'ami que on doit s'entraîner toujours parce que les langues étrangères sont comme le sport. Nous avons besoin
de nous entraîner tous les jours ou beaucoup plus souvent pour n'oubliez pas le principal. William Sorum, n'oubliez pas le principal. William Sorum. E mi sono scordato di fare striscetta. Bella missione con le patatozze qua, ragazzi, che ve lo dico a fare. Il napoletano, vabbè, a parte una volta, vabbè, allora in realtà conosco qualche parolina di tedesco, quindi diciamo che le uniche lingue straniere che più o meno riesco a parlare in maniera decente sono il francese e l'inglese. Poi il tedesco proprio lingua molto difficile. So I studied in the past the German language, but it's a very hard language to learn, and the pronunciation is very 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 hard to pronounce. So that's why my German is not my German is nicht sehr gut mein Deutsch. Hallo deutsche Freunde, hallo, danke. Danke, mamma mia ragazzi. Il mio tedesco l'ho detto che è pessimo. Sorry German friends. Sorry. I will not speak anymore your wonderful language. Or I'll try to study back. Hola, ho visto Brixia in una Iolas. Oh, Stefanos, ma estos es productos de Google Translators o es qualcosa preso da libros? Ah, però pure l'accento fatto come si dice, ezzu. Donde eres tu? La provincia de tu región. De donde escribe. Mamma mia, voglio improvvisazione, ragazzi, improvvisazione. Non conosco una parola di spagnolo, ma qualcosina l'ho sentita. Ahí está. El tiburón. No pare, sigue. Un, dos. Ah, io qualche parola di spagnolo la conosco. Anzi, una canzoncina conosco. È una canzoncina di qualche anno fa che faceva un, dos, tres. Un pasito bailante, Maria. Un, dos, tres. Un pasito bailar. Oh, ragazzi. Mi sa che sta canzoncina qua, come si dice a Napoli, Pazienne Ren, c'ha almeno una ventina d'anni, eh? Maria. Un, dos, tres. Un pasito e ballante, Maria. Ricky Martin. Un, dos, tres. Uno, due, tre. Non posso metterla qui su Twitch perché altrimenti sia Twitch che YouTube mi mutano la live. Aspetta, mi credo si chiamava 1, 2, 3, poi c'era nel 2002 mi pare, fece Ricky Martin, aspetta com'era, la coppa della vita, come faceva? We go, ale, go, ale, la muto sate pie, go, ale. Anzi, io direi aie, in omaggio al nostro amico Aleasso. Oh yes, mitico Aleasso. Oh, completato, vai! Spegni, che si consuma il gasolio. Forse le stiamo recuperando piano piano, sì.
sti soldini. Ragazzi, abbiamo fatto tre contratti, credo, no? Siamo ancora con i 3.000 litri che abbiamo caricato all'inizio. Allora, boh, dove dobbiamo andare? Campo 10 e 12. 10 e 12 dove si trova? Mi sa dall'altra parte della mappa. Ok, 1, 10, 11 e 12. Quindi, dall'altra parte della mappa, di là sì. Ops. Ma questo inizia a bussare. Scusate, scusate, scusa, scusa. Scusa, scusa, scusa. Oh, accendiamo l'ambeggiante. Oh, funzionano bene i lampeggianti qua. Allora, vediamo un attimo. Irrorazione sull'11. Ah, quindi ragazzi, oggi si fanno un bel po' di soldini. Tranquillo, non ti preoccupare. Stavo facendo un po' di chiacchiere a vuoto. Oh, come si dice in gergo, stavo facendo un po' di improvisation karaoke show. E mi sono messo in mezzo alla strada e ho visto che una macchina non aveva ancora bussato. Mi sono meravigliato. Ho detto, come mai non busso sta macchina? Poi mi sono reso conto che se n'è accorto che c'era zio Tab a bordo. E allora, visto, quando vede una zio Tab, che zio Tab che non sono io, è un personaggio famoso, e allora zio Tab è molto amato. Ah, acqua, ragazzi, la più grande invenzione. Yen, proprio l'acqua, Yen. Ragazzi, adesso mi faccio queste altre tre missioni, poi faccio il raid alla zappa storta, così mi continuo off camera qualche altra cosa, mi finisco di sistemare i pallet off camera. Allora, campo 12, quello là di fronte mi sa. Interessante, ragazzi, questo campo 12, eccolo qua. Poi c'è anche il 10, bello anche quello là di fronte. Allora, sbagliato. Allora, la zappa storta, la zappa storta, la zappa storta, Maurizio Mazzucci. Oh yes, oh yes. Ebbene sì, andiamo proprio da lui. Oh 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 oh, via. Come dice il mitico Fernbus 08. Vai, vai, scarication, vai.
Ci siamo quasi. La zappa storta. Faccio il playback. La zappa storta. Tu sei, immagino che tu sia del 2004, nato nel 2004. E devi sapere che negli anni 80, sulle reti Rai c'era un programma che si chiamava Indietro Tutta, condotto ed ideato dal grandissimo maestro Renzo Arbore. E una delle canzoni che cantavano in questo programma si chiamava Il Materasso. Adesso, se vai su YouTube e scrivi Renzo Arbore Il Materasso, ti uscirà la canzone originale, che in effetti gli ho fatto, diciamo così, una specie di parodia. E quindi da Il Materasso l'ho modificata e ho scritto, pardon, e ho detto la zappa storta perché ho dedicato il jingle del canale all'amico la zappa storta. In realtà la canzone originale si chiama Il Materasso, Renzo Arbore. Così come Sarra Gippo è una canzone di Renato Carosone, che è un artista napoletano scomparso negli anni 80 o 90, insomma, e quella là è O Sarracino, e quindi parliamo della canzone classica napoletana, da non confondere con la neomelodica, che è un altro genere, diciamo, un po' più pop, se vogliamo dire così. E quindi e poi vabbè, nella musica neomelodica abbiamo la scala dei giù, ci abbiamo 2/3 scale melodiche, abbiamo quella spagnola, quella araba e l'araba, la spagnola, 2 scale musicali, ecco. Ovviamente i vocalizzi provengono dalla scala melodica araba. Infatti, se vi andate a sentire, ma anche latinoamericana, attenzione. Infatti, se voi vi andate a seguire i vocalizzi che fanno i cantanti della musica araba, ma anche lo stesso Mahmood, noterete che c'è una certa similitudine. Così come anche ci sono anche i neomelodici che fanno il genere salsa bachata, e se voi andate a sentire ci sono anche lì i vocalizzi, molto quelli lì che uno dice il classico neomelodicismo napoletano. E beh, ragazzi, c'è del neomelodico anche nei pezzi di Romeo Santos e tuts, anche quelli, ragazzi. C'è la scala musicale spagnola. Poi ovviamente nel neomelodico napoletano viene utilizzata la vecchia ed antichissima tecnica del vibrato, che è stata utilizzata anche dai grandissimi Pooh, ma anche da tantissimi cantautori, autori del passato. E quindi Zio Dab stamattina vi ha fatto anche un po' di, non lezione, ma sicuramente vi ha fatto sapere che la neomelodica non esiste. Quindi la scala musicale napoletana, quella utilizzata dai neomelodici, sappiate che è un mix di culture, mix di scale musicali. Ci facciamo quest'altro contrattino qua, ragazzi. Ovviamente, io poi mi sono dimenticato di dirvi che le partite queste qui, che
che porto tutti i giorni dal lunedì al sabato e la domenica mattina. Sono aperti naturalmente ai follower del canale, quindi vi basterà essere followers da almeno una settimana. E ovviamente dal lunedì al sabato sono su PC e poi la domenica mattina, con il format Caffè in Farm, naturalmente sarò in crossplay, quindi chi vorrà potrà tranquillamente venire a partecipare alla live. Raddrizziamo la linea perché altrimenti qua non la finiremo più. Quindi raddrizziamo la linea. Ecco qua. Ecco qua, torniamo indietro. Ne rifacciamo la strisciata là, le facciamo dritta dritta, anzi quasi quasi mi sa che me le faccio nel verso opposto. Sì, sì, ho un meticcio di taglia medio grande e un altro cacciottiello sempre meticcio di taglia medio piccola. Si sente, questo microfono qua che è molto sensibile, quindi vi chiedo anticipatamente scusa. Ma infatti quando devo registrare qualsiasi cosa devo chiudere le finestre. Poi calcola che la finestra qua ce l'ho a un metro e mezzo dal microfono, quindi anche se dovresti sentirla attenuata, comunque il cacciottone c'ha c'è il vocione. Ma il problema non è tanto nelle live, ma è quando faccio le registrazioni tipo Sound Alert e mi occorre veramente il silenzio assoluto. E quindi la devo chiudere la finestrella. Beh, che adesso si può ancora chiudere perché più o meno l'arietta è freschetta, poi quando ci sarà il caldo, quello lì estivo, allora là poi c'ho il mio super ventilatore messo in una posizione tale che non innesca il fruscio sul microfono, ovviamente tutte piccole cose, piccole attenzioni. 500 litri. Oh via. Mi sa che qua pure devo ripassare, eh? Mi sa che non ce la facciamo con questo fertilizzante. Però ragazzi, devo dire la verità,
E abbiamo risparmiato un sacco di fertilizzante. È vero che abbiamo speso 90.000 euro, mi sa, o 60, credo che sì. Però il consumo, abbiamo fatto 4 missioni. Per il momento stiamo ancora utilizzando quei 3.000 litri di fertilizzante. E quindi forse conviene perché abbiamo consumato veramente poco e quindi abbiamo risparmiato. Poi soprattutto adesso che abbiamo anche messo la produzione di fertilizzante, poi ovviamente metterò quella per il fertilizzante liquido, per il momento ho messo quella del fertilizzante solido, ecco, no, non avremo più problemi di produzione. Ci pagheremo soltanto le spese del macchinario, l'accensione del macchinario, ma ovviamente le autoprodurremo e quindi non avremo problemi a farci le missioncine a costo quasi zero. Oh via, mi sa che abbiamo quasi finito qui. Vieni qui, vedi lì. Tuzzo, yes, oh yes. Missione completata? Vediamo un po'. Sì. Allora, campo 1, raccogliere. Quanto ci abbiamo? 320 litri. Non so se ce la facciamo, vediamo se ce la facciamo. Poi eventualmente possiamo sempre rabboccare in mezzo, ma il campetto dovrebbe essere anche abbastanza piccolo. E si trova proprio là sopra. Trentacinquesimo torneo di scacchi di Haute-Beuron. Così c'è scritto là. Allora, se non ricordo male, anche qui ci dovrebbe essere un collezionabile. E non so. Gaspare, c'è un posizionabile, lo troverai qua, vedi? In questo punto qua, se non hai trovato i collezionabili. Ok, Morino, ma tu comunque. Meo, tra poco finisco. Vado a fertilizzare il campo questo qui, però sento al meglio più tardi. Ok, va benissimo, no problem. Andiamo, fra poco faccio lo shootout, faccio il raid a zappa. Aspidu, sei in fase di rifocillamentos. E allora va avanti, preoccupa, Moreno. Vai tranquillo. Ci becchiamo. Azzu. Tirati bene. Chef Moreno. Chiamatelo chef. Sì, chef. Allora, vediamo se con 500 litri riusciremo a fare il cambetto qua. Azzo. Ma la fascia del bicarbonation di sodio, voglio. Sarà troppo buono. Ciao Moreno, buona carica pappatoria, buona continuazione di preparazione, buona carica pappatoria, poi ci becchiamo più tardos. Oh. Ha messo la tovaglietta rossa? O la maglietta rossa? Ah no, quello pare che si mette a Capodanno. Mi pare. Streamlabs, vuoi salutare Moreno qua? Vediamo se siamo fortunati che con 3.000 litri, con 6.000 euro abbiamo recuperato una spesa enorme. Vediamo un po'. Rullo di tamburos. Vai, vai dritto, vai dritto. Forse ce la facciamo. Rullo di tamburi, ragazzi. Vediamo se ci riusciamo.
Riusciranno i nostri eroi a fare tuzzo e tuzzo yes o yes? Lo sapremo nelle prossime puntate. Oh yes, oh yes. Devo vedere il fertilizzante se me lo fa vendere, perché se così recupero altri soldini dal concime. Oh. Richiudiamo gli attrezzi. Oh via. Quando abbiamo recuperato, poi ci facciamo la prossima, ci facciamo i contrattini di irrorazione. Allora, entrate, contratti. Dove sta? Entrate biogas, reddito, contratti, 17.000. Non è male, ragazzi. Veramente non è male. Ci sono avanzati anche 38 litri di fertilizzante qua. Quindi direi che ci è andata di lusso. Allora, ragazzi, cosa abbiamo fatto oggi? Abbiamo un attimino risistemato la farm. Abbiamo quindi preso una serra che ci andrà a produrre all'incirca il doppio, produrrà il doppio delle cose. Abbiamo acquistato un macchinario che ci permetterà di poter convertire il concime, ma anche i liquami, in fertilizzante solido, liquido, ovviamente in base al tipo di cose. Abbiamo poi Peppeniello, ovviamente ha voluto fare un altro regalino agli zii Peppino e Totò, e ha posizionato altri 5 filari di uva. Quindi, ragazzi, prossimamente ci sarà, quando ci sarà il periodo della raccolta dell'uva, la faremo a mano in questa serie qua, almeno nel pezzettino di terreno che naturalmente ha adibito Peppeniello a un piccolo vigneto. Poi abbiamo, che altro abbiamo fatto? Grazie. Io, per dimostrarti la mia riconoscenza, ti darò 120 lire al mese, va bene? 120 lire al mese? Sì. Sempre alloggio, vita, lavoro, impiegatura e stiratura. D'accordo, d'accordo. Che poi, fra l'altro, Peppeniello è proprio un personaggio di miseria e nobiltà. E questo qui è uno sketch dove Totò e tutta la famiglia vanno a mangiare dal cuoco di un, che era, mi pare un, il cuoco di, comunque vi invito a se riuscite a trovare il film, si chiama Miseria e Nobiltà, è un, ovviamente è un film comico, quindi la comicità di Totò c'è. E poi ovviamente ci sono, non è diciamo così pesante, ma tutt'altro, è leggera. Ah, poi abbiamo, mi stavo scordando che abbiamo acquistato anche l'irroratrice, questa qui della John Deere, quindi questo qui dove ci permette di fare le cose per bene. Quindi quasi quasi questo me lo lascio qua. No, beh, allora questo me lo lascio qua, perché alla fine non è che ci faccio tanto, però devo consumare questo poco di fertilizzante qua. Ah, poi ho messo, beh sì, il pozzo qua. Che altro ho messo? Niente, ragazzi, poche cose ho fatto, ovviamente, perché qua c'ho l'erbicida, guarda qua. No, ok, erbicida, ok, erbicide, c'è tutto qua. Qua, qua è barbabietole da zucchero. Allora, quasi quasi faccio una cosa, consumo questo poco di barbabietole da zucchero su sto campetto, che così poi me lo devo andare a rinfare. Quindi attiviamo il coso qua, ecco qua.
ovviamente per voi che state guardando questo video su YouTube, vi invito naturalmente a lasciare un bel like al video, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, naturalmente condividete se vi piace. Gli è venuto il suono a Gaspari. Allora, com'è? Ah, ecco, ho sbagliato a premere il tasto. Ah, vuoi un bel caffè e patacca? Gaspari. Ah, però se qua mi sono proprio scordato che tengo questa attrezzatura qua. Allora, fammi spegnere il sensore. Allora, questo me lo metto qua. Ah, io qua c'ho azzu. Il fertilizzante soldo ce l'ho, quindi mo devo vendere quel macchinario là. Allora, ragazzi, nel frattempo approfitto come sempre per ringraziarvi della vostra presenza. Ringrazio naturalmente Gaspari, ringrazio Morino, ringrazio Ale Asso, Ale Gragia, ringrazio ancora ringrazio Azienda Agricola, il mitico Salvo, ringrazio chi altro è passato in live. Allora, ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questo video fino a qui. Questo video sarà disponibile su YouTube giovedì alle 12. Adesso, ragazzi, faccio un ride all'amico la zappa storta. Naturalmente vi invito a restare nel ride. Se non lo seguite, mi raccomando, lasciate un bel pollicione, seguitelo. Se vi iscrivete nel suo canale perché avete guardato questo video, siete stati in questa live, portategli i miei saluti. Adesso ovviamente resterò anche io nel ride. E allora, grazie mille a tutti, thank you so much, state buono e ciao. Restate nel right, non ve ne andate. Grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.